Ciao a tutti e bentornati su Film Shake a commentare come ogni settimana i dati del nostro box office. Ma prima di parlare di box office, prima di tirare le somme, diamo un'occhiata veloce alle pagine dei nostri social network. La scorsa settimana il tantam del popolo di Twitter non poteva che essere uno solo, e cioè l'ultimo capitolo della saga di Harry Potter. Un film a cui si sono legati tutta una serie di eventi, dall'anteprima londinese alla premiere capitolina, passando poi per la maratona della saga al Giffoni Film Festival lo scorso 10 luglio. Intanto sulla nostra pagina Facebook continua a tenere banco una domanda, e cioè quale film non può mancare nella vostra collezione? Tantissime le risposte, numerosissimi film nominati. Ho detto la mia anche io. Esatto, l'abbiamo visto. E il record, insomma, degli elenchi più lunghi lo detengono i nostri amici Giuseppe e Luca. Intanto grande curiosità tra i nostri fan ha suscitato anche la notizia di un sequel e di un'animazione, Piovono polpette, ma in questo caso non potevano mancare le critiche del nostro spietato Luca. Interessante anche la discussione poi di un eventuale quarto capitolo di Transformers 3. Da vedere, anche qui si sono lasciati andare a tutta una serie di commenti i nostri Pucca e Fausto, che salutiamo. Ma torniamo insomma a tirare le somme, torniamo a parlare di box office. Al reale, cosa succede insomma? In Italia non succede molto, anche perché appunto dopo l'esplosione di Transformers e in attesa del ciclone Harry Potter, tutto piuttosto fermo, insomma, l'aria è ferma, la classifica è ferma, per cui come vedete anche nei pannelli sotto di noi, il podio è sempre composto da Transformers 3, Cars 2 e l'ultimo dei Templari. Le nuove ingressi in classifica sono giusto In viaggio con una rockstar, Il ventaglio segreto, ma nella seconda parte della classifica l'unica notazione particolare che possiamo segnalare è che dopo tanto tempo ormai esce di classifica Una notte da leoni 2, sì. Ma d'altronde tra poco arriverà in DVD, per cui... Sì, infatti l'aspettiamo. Settimana senza grossi scossoni anche in America, continuano a tenere bene i Transformers di Michael Bay, che arrivano a quota 261 milioni di dollari, mentre scendono di almeno due posizioni Cars 2, Bad Teacher e Larry Crown. Troviamo invece nel secondo e terzo gradino praticamente della classifica le uniche due new entry di questo weekend, che sono Come ammazzare il capo e Vivere felici e Zookeeper. Il primo, che si trova al secondo posto, è diretto dal regista della serie TV The Office, il regista britannico Seth Gordon. Zookeeper invece è una commedia romantica di Frank Coraci, che è lo stesso regista di Cambia la tua vita con un click. Degno di nota è l'uscita questa volta dalla classifica di una commedia che è ormai l'evento dell'estate cinematografica statunitense, che è praticamente Le amiche della sposa, arrivata a 153 milioni di dollari e che da noi probabilmente arriverà a fine agosto. Vedremo se replicherà il Zookeeper, che in realtà è ancora ballerino, ma si sa che dovrebbe uscire come il guardiano dello zoo. Vedremo. Esatto. L'approfondimento di questa settimana è sull'Isola del Cinema, un tradizionale appuntamento che si svolge a Roma, all'Isola Tiberina, da ormai 17 anni. Se siete a Roma non potete perderlo, e se non ci siete potrebbe valer la pena fare un salto, anche perché la sera si gode particolarmente dai bastioni dell'Isola Tiberina. Per allietare le serate di chi parteciperà, tre sale: l'Arena, dove si svolge fondamentalmente la maggior parte della programmazione e delle proiezioni principali delle sezioni della kermesse, per cui Chuck d'Italia, grandi classici, film che sono stati grandi successi nella stagione precedente, ma anche film che hanno vinto l'Oscar, gli italiani soprattutto. Molto che hanno vinto l'Oscar. Molto cinema italiano, perché questa edizione è dedicata ai talenti italiani, per cui per i 150 anni dell'Unità d'Italia un focus particolare che si estende anche nelle sale minori, ma minori per estensione dello schermo, non per il contenuto. Il Cineclub continua ad ospitare lezioni di cinema e approfondimenti, chicche particolari, e c'è il Tiber Screen quest'anno, una sala aperta a tutti, ingresso gratuito, dove ci si può soffermare o intrattenere e dove noi per primi parteciperemo alla programmazione con tre serate molto interessanti che vi invitiamo a non perdere. Una, la prima, su un documentario su Sergio Leone, che vedete qui,
e che discuteremo insieme con il regista, l'aiuto regista di Sergio Leone, che non, sicuramente non lesinerà aneddoti e curiosità. E poi un interessante documentario di montaggio sulla cucina romana nel cinema italiano. E per chiudere, il 4 agosto, una serata tutta su dei cortometraggi animati prodotti da noi, che comunque hanno allietato e raccolto premi nei principali festival di settore europei e anche alla Semaine de la Critique di Cannes. Per cui, se questo non vi basta, trovate indicazioni sul nostro sito e sul sito dell'Isola del Cinema, e se volete scoprirlo e bervi una cosa insieme a noi, ci trovate lì. Sul piccolo schermo si torna a parlare di famiglia, una famiglia molto particolare, quella protagonista della serie di cui vi stiamo per parlare. La serie, come ci dicono i dati, forse più costosa della storia, almeno per quanto riguarda le fiction di produzione europea. Ci sono voluti, pensate, 30 milioni di dollari per portare sul piccolo schermo l'imponente ritratto di questa famiglia, la più feroce e violenta della Roma papalina. Parliamo dei Borgia. I Borgia, questo è il titolo della serie, arriverà sul piccolo schermo italiano soltanto in autunno, però Sky Cinema ce ne ha dato già un assaggio mandando in onda i primi due episodi lo scorso 10 luglio. La serie è stata creata da Tom Fontana, che è lo stesso ideatore di Oz, e Tom Fontana dice dei Borgi sono l'equivalente delle famiglie mafiose, le dinamiche, le motivazioni sono le stesse. Quello che ho cercato di fare creando la serie è stato rendere i personaggi il più possibile contemporanei. Mi ricorda un po' lo stile dei Sopranos, chissà che appunto non vogliano cavalcare la stessa falsa riga. Verosimile. In attesa dei Borgia, il palinsesto televisivo estivo offre la solita messe di appunto film di ogni tipo, dagli horror ai drammatici ai classiconi. Questa settimana ve ne abbiamo consigliati qualcuno, come al solito, li trovate qui sotto. Personalmente consiglierei, aggiungerei una stellina se possibile a Bullying Columbine e L'Orca Assassina, un film della mia infanzia che ho amato molto, con Richard Harris, che non passa spessissimo ormai. Bullying Columbine ha vinto anche parecchi premi, sì. È stato molto visto, però non è mai male rivedere un bel film, anche se appunto il documentario non va fortissimo, però negli ultimi anni un po' è stato sdoganato. Si è ripreso, sì, abbastanza. Gli altri film invece sono A casa nostra, di Francesca Comencini. La Comencini racconta l'Italia contemporanea, l'Italia praticamente corrotta e precaria dei nostri tempi, attraverso le storie parallele di alcuni personaggi sullo sfondo della Milano moderna. Chiude invece, a metà settimana invece, troviamo Red Dust, che pensate, è il film, il lungometraggio d'esordio di Tom Hooper, il protagonista, diciamo, dell'annata cinematografica, con il premio Oscar Il discorso del re. In questo film dirige un ottimo cast, tra cui Hilary Swank, in un dramma storico sulle conseguenze dell'apartheid in Sudafrica. Buona visione. È giunto il momento di parlare di Harry Potter. Finalmente è arrivato in sala e possiamo commentarlo post visione. La saga si chiude, l'ottavo film è ormai concluso, gli interpreti, come sappiamo, si stanno già dedicando a mille altri progetti. A noi resta il giudizio su questo lunghissimo viaggio, sulle storie raccontate, ideate dalla Rowling. Il commento più o meno segue quello degli ultimi film, per cui non è un commento entusiastico. Questo film probabilmente, personalmente, è quello che meglio riuscito dei quattro di Yates, che comunque è il regista che ho meno apprezzato negli otto della saga. Purtroppo la pecca più grossa in realtà però è a livello di sceneggiatura, perché dove Yates riesce, anche aiutato da una storia, a mostrare delle scene interessanti, la battaglia comunque è molto godibile, gli scontri sono belli e il 3D offre una profondità di campo decisamente godibile, piacevole e ben riuscita. Purtroppo sono molto, come dire, poco approfondite certi momenti, certi snodi narrativi, certe scene clou sono trattate abbastanza superficialmente, in alcuni casi addirittura non avendo letto il libro si rischia di fraintendere il plot, quello che sta avvenendo sullo schermo.
Queste sono difetti che ormai la saga si porta dietro da qualche tempo, non è chiaramente una novità. I fan saranno comunque entusiasti, anche se, attenzione, i più puristi sicuramente usciranno brontolando, ma d'altronde già la rete è piena di commenti e di elenchi di differenze. Non siamo dei patiti della correttezza filologica quando si tratta di film tratti da libri, ma qui anche da non appassionati è evidente la sensazione di aver perso un'occasione per dare qualcosa di più.